appaltati ad Acireale i lavori di rifacimento dell'illuminazione stradale danneggiata dalla tromba d'aria, l'esecuzione affidata ad una impresa di Adrano. San Sebastiano, decine di migliaia di visualizzazioni, tantissimi messaggi provenienti da ogni parte del mondo, una festa davvero partecipata. Calcio, crisi a Cireale, Granata sconfitti di misura a Roccella e senza vittoria adesso da 5 partite. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti ci sarà spazio per la cronaca, evade dai domiciliari e si nasconde in ospedale per evitare l'arresto, scovato dai carabinieri, un quarantenne di Aci Catena. Conferenza programmatica questa mattina al comune di Acireale per l'IPAB Oasi Cristo Re, l'organismo di composizione della crisi però bloccato dalla mancata presentazione dei bilanci consuntivi. Parleremo poi della giornata ecologica di ieri ad Acireale, numeri di raccolta importanti nella prima giornata ecologica del 2018, conferiti oltre 60 tonnellate tra ingombranti e rae. E andiamo a cominciare, lo facciamo con gli appalti della tromba d'aria, appaltati i lavori per il rifacimento dell'impianto di illuminazione in un tratto del Corso Italia ad Acireale, fortemente danneggiato dall'evento calamitoso di 4 anni fa. Un altro passo in avanti ad Acireale verso il pieno ritorno alla normalità dopo la tromba d'aria che colpì la città di Ace Galatea nel novembre di 4 anni fa. È stato infatti appaltato dalla centrale unica di committenza l'intervento di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione per quanto riguarda il Corso Italia, con riferimento al tratto compreso fra le vie Kennedy e Verga e ancora nelle vie adiacenti alla zona citata, che fu quella che subì le maggiori conseguenze dall'evento calamitoso. Un'azione costante da parte dell'assessorato comunale ai lavori pubblici diretto da Randardita per mettere fine a quelle ferite ancora presenti nel territorio. Una gara avviata nello scorso mese di novembre, con riferimento ai circa 350.000 euro messi a disposizione dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha visto la partecipazione di ben 200 imprese, con 10 di esse escluse. La commissione, incaricata di vagliare la documentazione, ha richiesto a 59 ditte di integrare alcuni aspetti che risultavano carenti, per cui in qualche modo i tempi si sono allungati. All'esame finale l'appalto è stato adesso assegnato ad un'impresa di Adrano che ha offerto un ribasso percentuale di 26.843 millesimi. In seconda posizione è stata classificata poi un'impresa del capoluogo Etneo. Considerando i tempi burocratici previsti per la stipula del contratto e successivamente lo svolgimento del carnevale in città, i lavori potrebbero avere inizio intorno all'ultima decade del mese di febbraio. E adesso parliamo di cronaca. In manette un evasore, il quarantenne Alfredo Reitano di Aci Catena, ritenuto responsabile di evasione per ben 2 volte nel giro di pochi giorni. Nella notte tra sabato e domenica era stato sorpreso dai militari di Aci Sant'Antonio ad Aci Catena, fuori dalla propria abitazione, in evidente violazione della misura restrittiva a cui era relegato, ricollocato agli arresti domiciliari e in attesa di essere ammesso al rito per direttissima. Nel primo pomeriggio di ieri ha deciso di evadere nuovamente. È stato riconosciuto da una pattuglia dei carabinieri di Aci Catena mentre percorreva a piedi la via Cristoforo Colombo ad Acireale. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di far perdere le proprie tracce all'interno dei reparti dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, luogo in cui ha tentato di farsi registrare al triage così da poter motivare l'uscita da casa. Rintracciato e ammanettato, si è giustificato con i militari dicendo che si era allontanato per prendere un caffè al bar. E adesso parliamo invece di San Sebastiano, compatrono, amato compatrono di Acireale. Sabato, il giorno solenne della festa, Acireale ha potuto riabbracciare
San Sebastiano, una fede, come dire, registrata anche in diretta. Abbiamo registrato infatti ascolti da ogni parte del mondo. Tracciamo un breve, bilancio della giornata solenne. A Cireale e San Sebastiano, come avviene ormai da tanti secoli, sabato si sono incontrati dopo un'attesa durata un anno. Complice il bel tempo e la giornata prefestiva, è stata un'edizione molto partecipata che si è protratta fino a quasi le 2 di notte, quando le porte della cappella si sono chiuse. Il giorno di festa era cominciato con l'apertura della cappella, dove era presente tutto il popolo devoto al martire che ha salutato l'amato protettore con le caratteristiche vanniate. Dopo che il santo è stato traslato sul Baiardo e successivamente si è svolto il pontificale presieduto dal vescovo della diocesi, Monsignor Antonino Raspanti. Alle 11 in punto la piazza antistante la basilica, stracolma di fedeli e devoti, ha accolto l'argenteo ofercolo con San Sebastiano che, dopo il fervorino proposto da Monsignor Giovanni Lanzafame, è sceso di corsa tagliando in due la folla presente nella piazza. È così cominciato il giro per le strade di Acireale con i tradizionali appuntamenti del giro: la salita di San Biagio, l'arrivo in piazza Marconi, la conclusione del mezzo giro dinanzi la Basilica, la sosta alla vecchia stazione, l'arrivo sotto l'arco del Vescovo, la calata dell'Angelo in piazza Porta Gusmana, i fuochi del viale Regina Margherita e quelli, dopo aver accumulato un notevole ritardo, in piazza Duomo. Come dicevamo, il rientro con la spettacolare corsa è avvenuto all'1:30 di notte e quasi alle 2 la chiusura della cappella. Grande successo per la diretta della festa proposta dalla nostra emittente con quasi 14 ore di trasmissione condotta da Antonio Trovato. Un notevole dispiego di mezzi e operatori guidati dal regista Giovanni Basta ha reso possibile la realizzazione di questo servizio molto seguito, come testimoniato dalle decine di migliaia di visualizzazioni nello streaming e dai tantissimi messaggi raccolti da Lucia Seminara provenienti da ogni parte del mondo. Insieme al giornalista Trovato, tanti ospiti hanno commentato la festa dedicata al compatrono di Acireale. Quest'anno le porte sono rimaste aperte, abbiamo avuto veramente tanti giovani che hanno pregato in tanti turni di preghiera ed è stata veramente la maniera migliore per prepararci a questa grande attesa. Vedete come è già stracolma la Basilica, non entrerebbe in questo momento neppure uno spillo perché la gente si è riversata dentro. Sebastiano, che ha avuto il coraggio di compiere il suo dovere come un grande militare, era un dirigente della milizia imperiale, e dall'altra parte una coerenza di vita nella sua fede, nei suoi valori, che ha fatto sì che stesse a testa in alto: obbedisco ai valori e non obbedisco a dei uomini, nel suo caso l'imperatore, che sono corrotti o che non vogliono ascoltare i grandi valori. Quindi secondo me ci vuole, dobbiamo avere un esempio di coraggio e di coerenza. Una festa che ogni anno cresce, soprattutto in termini di partecipazione. Ho visto tanta gente, tanti ragazzi abbracciarsi, commuoversi, piangere, sorridere, insomma ho visto una vera comunità attorno a un santo straordinario. Questo l'importanza della festa e speriamo appunto che San Sebastiano ci dia la luce, che questa comunità anche negli altri giorni dell'anno continui ad avere questa forma di essere vera comunità. Appuntamento ancora in diretta con l'ottava di San Sebastiano in programma sabato sulla nostra emittente con collegamento a partire dalle 19. Viva San Sebastiano! E da San Sebastiano a Santa Venera, oggi alle 18:30 in cattedrale, si terrà una celebrazione eucaristica in ricordo del 367° anno dall'elevazione di Santa Venera a principale patrona della città, avvenuta il 22 gennaio del 1651.
All'evento in ricordo della decisione presa dal Consiglio Comunale nel 1651 prenderanno parte i membri della Reale Cappella, i componenti del Circolo Santa Venera guidato dal neopresidente Orazio Trovato e i rappresentanti delle istituzioni. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, a tra poco. Fantastico, esclusivo, divertente. Carnevale 10 Reale. Lascia a casa i problemi e sarai protagonista dello spettacolo delle meraviglie. Dal 3 al 13 febbraio, Carnevale 10 Reale. La magia dei grandi personaggi in cartapesta. Le maschere, le luci, i sorrisi, la musica. Il divertimento nel cuore barocco della città. Carnevale 10 Reale 2018. Omaggio al maestro Rosario Lizio. Per info carnevale10reale.it o 095 89 52 40. Sabato 3, grande parata di apertura con tutti i carri allegorico grotteschi. Dalle 21.30, discoteca nazionale con Angelo Baiguini e Angelo Gravagno di RTL 102.5. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Aci Reale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast, in Piazza Garibaldi 1314 ad Aci Reale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 2022. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Noleggia con brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. Vestiti di allegria. Carnaval, i più simpatici costumi in maschera dei personaggi del momento. Carnaval, sorridi e carnaval, ti vesti in maschera. I super pigiamini, Ladybug, Catwoman, le principesse Anna e Frozen, Zorro, Cappuccetto Rosso e i simpatici peluche, anche per i più piccoli e tanti altri. Carnaval, grande assortimento di costumi in maschera per tutte le età. Ad Aci Reale, in via Romeo 7, di fronte al Palazzo di Città e in corso Umberto 212. Carnaval, sorridi e carnaval. Eccoci tornati in diretta, seconda parte del nostro giornale, conferenza programmatica questa mattina al Palazzo di Città di Aci Reale. L'organismo di composizione della crisi ha avanzato un progetto di risanamento della situazione economica dell'IPAB Oasi Cristo Re, che rimane però bloccato dalla mancata presentazione dei bilanci consuntivi dell'ente. Vediamo. Conferenza programmatica stamattina al Palazzo di Città di Aci Reale. Al centro dell'attenzione la situazione dell'IPAB Oasi Cristo Re e di quella di tutte le IPAB siciliane.
L'organismo di composizione della crisi Acciaese, come già anticipato un mese fa, ha stilato un progetto di risanamento dell'ente. Un progetto ambizioso, ma che potrebbe permettere ai 52 dipendenti, che da 38 mesi non percepiscono stipendi, di tirare un respiro di sollievo. Il progetto è quello di gestire l'IPAB esattamente come se fosse un'azienda sanitaria, accedere ad un fondo di rotazione, che significherebbe ricevere un finanziamento regionale che l'ente dovrebbe poi restituire, e cercare di implementare alcuni servizi. Da parte dell'organo di composizione della crisi arriva la proposta di puntare sul trattamento dei pazienti affetti da Alzheimer, settore in cui l'IPAB si è sempre distinta. Da parte del commissario Crisafulli invece viene avanzata l'idea di ospitare degli immigrati, esattamente dei minori non accompagnati, così da risollevare le sorti dell'IPAB. Ciò che blocca materialmente il percorso dell'organismo di composizione della crisi è la mancata contezza della situazione economica dell'ente, in quanto i bilanci consuntivi presentati sono fermi al 2015. Ci sono dei dati in costante aggiornamento. Lo scorso mese si sapeva che la situazione debitoria fosse pari a 8 milioni e mezzo. Ora la somma sembra essere lievitata, ci ha spiegato il dottor Salvatore Alessandro, coordinatore dell'organismo di composizione della crisi di Acireale. I numeri, com'è? La gestione è di tipo pubblico, noi abbiamo bisogno invece di una gestione di tipo economico-patrimoniale. Il travaso di questi dati a volte viene fatto male, tant'è che nel giro di col secondo file, flusso di dati che abbiamo avuto, questi debiti sono passati da 8 milioni di euro a 9 milioni e 2 al 2016. Quindi un accertamento serio non riusciamo a farlo, né possiamo farlo noi dall'OCC, ricordiamoci sempre che noi siamo parte terza, noi abbiamo bisogno che qualcuno ci certifichi di questi dati, questa certificazione si deve venire dall'interno dell'ente, dall'amministrazione dell'ente. Il problema della mancanza di dati economici certi ha fatto molto accendere gli animi, delle incomprensioni meramente burocratiche tra i dipendenti esasperati e i rappresentanti della politica che sta tentando di fare il possibile per arginare questa delicata situazione. Presenti oggi solo i deputati regionali Angela Foti e Nicola D'Agostino, assenti tutti gli altri deputati dell'Interland che erano stati invitati, assenza vista con un poco rammarico da parte del sindaco Roberto Barbagallo. Siamo rammaricati perché occorre... Secondo me che tutti i deputati siano presenti, occorre che i deputati prendano consapevolezza del problema, che è un problema reale, non solo, ripeto, per i 50 lavoratori dell'IPA Biocosi Cristo Re, ma io ritengo che un po' in tutta la Sicilia, nel giro di qualche anno, se non si interverrà, appunto, scoppierà veramente un problema che di fatto dovrebbe già essere scoppiato, nel senso che dobbiamo continuare a ringraziare questi lavoratori che a distanza di 36 mesi continuano a lavorare senza percepire uno stipendio. Un vero confronto oggi tra le IPAB siciliane, molte delle quali erano rappresentate durante la conferenza di stamattina, tutte versanti in condizioni difficili che solo una riforma sul settore potrebbe migliorare. Il disegno di legge è già stato presentato, ha spiegato l'onorevole Angela Foti. Ci siamo raccordati per fare le debite pressioni alla Commissione affinché inizi da subito la discussione del disegno di legge, che dovrà avere anche un passaggio in Commissione Bilancio per un fondo di rotazione che servirà al risanamento del debito già accumulato. Se il disegno di legge dovesse essere pronto a aula subito dopo l'approvazione della finanziaria, quindi ai primi di aprile, si potrebbe, con la buona volontà di tutti, avere finalmente una riforma che si attende da 18 anni, e quindi è anche comprensibile che ci siano delle tensioni, perché è una categoria davvero sottoposta ad uno stress immane. Nel frattempo, sempre dall'onorevole Foti, arriva un appello ai dipendenti, quello di bloccare i pignoramenti avanzati, poiché creano solo un ostacolo lungo questo percorso che si sta tentando di intraprendere. I decreti ingiuntivi fatti da alcuni dipendenti che oggi bloccano l'erogazione di quelle somme che, seppur non risolutive della questione, ma sarebbero quel salvavita per i dipendenti che a tutt'oggi continuano a lavorare come se nulla fosse, sono un freno. Sono stati definiti come carta straccia, perché al momento dell'esecutività le banche avrebbero la prelazione, i debitori vari l'avrebbero, poi in subordine i dipendenti. Quindi il mio invito, che rinnovo, che ho già fatto, è quello di ritirarli. I pignoramenti oggi sono solo un modo per accelerare la fine di questo ente e non per qualcuno di recuperare somme rispetto ad altri.
E adesso parliamo della giornata ecologica svoltasi ieri ad Acireale, numeri di raccolta importanti nella prima giornata del 2018. Grande partecipazione si è registrata ieri nell'isola di raccolta itinerante di ingombranti e RAE. La giornata ecologica allestita nel piazzale dello Stadio Tupparello dall'assessorato alle politiche ambientali con la Tecra e la ditta Battiato ha raccolto numeri importanti che testimoniano l'esigenza di avere un'isola ecologica permanente. A fine giornata infatti sono state raccolte quasi 60 tonnellate di rifiuti ingombranti e RAE, 1200 kg di TV, 1900 kg di frigoriferi, 400 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e 54.160 kg di ingombranti. Ci attendevamo grande affluenza dopo la pausa delle festività natalizie, commenta l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichera. C'è massimo impegno su tutti i fronti. Abbiamo avviato il compostaggio domestico, stiamo lavorando alla realizzazione del CCR e superata la fase critica del porta a porta, stiamo provvedendo ad eliminare le criticità. Ringrazio sempre i miei concittadini per la sensibilità dimostrata, conclude Fichera, e coloro che collaborano per la buona riuscita di queste giornate. E per permettere ai cittadini di organizzarsi per tempo, sono stati già calendarizzati i prossimi due appuntamenti con cadenza mensile. La seconda giornata ecologica si terrà domenica 18 febbraio, la terza domenica 25 marzo, sempre nel piazzale dello Stadio Tupparello. Prende il via stasera sulla nostra emittente una nuova trasmissione in diretta, filo diretto con l'amministrazione comunale di Acireale, una trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì sera alle 21.10 in diretta su Etna Espresso Channel, in replica poi il martedì pomeriggio alle 16.10, il giovedì alle 23.10. Uno spazio dell'amministrazione nel corso del quale sarà possibile interloquire con gli ospiti in studio che tratteranno argomenti vari. Stasera sarà ospite del programma condotto dal collega Gaetano Rizzo, il dottor Salvo Nicotra, consulente finanziario del sindaco, i conti del comune e la puntata di stasera in onda, in diretta, a partire dalle ore 21.10. Ad ACI Catena gli assessorati alle politiche giovanili e pubblica istruzione, retti da Angelo Russo e Maria Grazia Forzisi, e supportati dal sindaco Nello Oliveri, organizzano una raccolta libri da destinare alla biblioteca dell'Associazione Briganti di Librino a Catania, denominata Librineria, distrutta dall'incendio doloso di cui la struttura è stata fatta oggetto. La raccolta, organizzata dal consulente Mirko Sancrivori, verrà effettuata domenica 28 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 dinanzi alla scalinata del municipio catenoto. Nella chiesa di San Rocco ad Acireale, oggi, lunedì 22 gennaio, ricorre la memoria mensile di Santa Rita. Alle ore 18 è prevista la recita del Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa e benedizione con la reliquia. Adesso ci fermiamo, nella terza parte lo sport, a tra poco. I festeggiamenti a Santa Venerina in onore di San Sebastiano su Etna Espresso Channel. Domenica 28 gennaio la svelata della mattina e la solenne Santa Messa saranno proposti per la prima volta dalla nostra emittente. Conduce Antonio Trovato. Saldi caldi da Pascià. Approfitta per vestire la tua casa. Oggi puoi farlo con poco. Biancheria, tende, tappeti, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e ancora un nuovo assortimento di articoli per neonati. Scopri la convenienza dei saldi caldi di Pascià. Via Dottor Oreste Scionti, 48 50 52, ultima traversa di Corso Umberto, a Cireale. Pascià, veste la tua casa. È arrivata, è arrivata!
fresca? Bella fresca! E nostrana, da Reità! Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Sono Gino Astorina. Vi ricordo lo spettacolo del 3 febbraio nel cartellone di Quelli del Settimo. Sì, a buono, ma sempre le stesse cose. Ma che? Risate assicurate il 17 febbraio con Siamo Tutti Precari di Antonello Capodici. E il 10 marzo ballerete sulle poltrone con Grasso e Bello, giusto? Concludiamo noi il 28 aprile con un classico d'eccellenza, Filomena Martorano di Edoardo De Filippo. Asù. Filo diretto con l'amministrazione comunale di Acireale. Tutti i lunedì sera alle 21.10 in diretta su Etna Espresso Channel. In replica il martedì alle 16.10 e il giovedì alle 23.10. Nel corso della trasmissione sarà possibile interloquire con gli ospiti in studio che tratteranno argomenti vari per il miglioramento gestionale della città di Acireale. Lunedì 22 gennaio sarà ospite del programma del giornalista Gaetano Rizzo il dottor Salvo Nicotra, consulente finanziario del Comune. I conti del comune. Lunedì 22 gennaio, ore 21.10. Parliamo di calcio in apertura di terza parte del nostro TG, riflettori sulla Cireale, una Cireale ancora a secco di vittorie, anzi sconfitto a Roccella, i playoff sono ora sempre più distanti. Adesso è ufficiale, la Cireale è in crisi di gioco e risultati. Granata KO ieri a Roccella, playoff adesso distanti 4 punti, ma sono 5 le gare senza vittoria per Cocimano e compagni in astinenza dal 3 dicembre scorso. In Calabria però si è presentato una Cireale in emergenza, senza Barranco, ancora infortunato, Infantino perde anche Tumminelli e deve ovviare all'assenza per squalifica di Lonigro. Il Roccella poi in casa ha una marcia in più e lo dimostra fin dai primi minuti. Al terzo Faella gira in porta, un cross di Voltasio, ma Barbieri è reattivo. All'ottavo ancora Faella, il più attivo dei suoi, conclude debolmente dalla distanza e al dodicesimo il 45 di casa ci prova ancora, ma stavolta di testa, palla abbondantemente sul fondo. La Cireale non offende, ma prende le misure ai granata di casa fino al 27esimo, quando Chiocchia di testa insacca in rete, ma è in posizione di fuorigioco. La verve offensiva degli acesi è timida, ma il Roccella è generoso, come al 44esimo, quando su uno svaglione difensivo Aloia si ritrova sui piedi il pallone dello 0-1, ma scuffia. È miracoloso. Il primo tempo poi si chiude con il rigore fallito da Catalano, complice un super Barbieri dopo il fallo in area di Dadone. 0-0 alla ripresa, ma il risultato ad occhiali resiste soltanto altri 10 minuti. Faiello lancia in profondità Faella, che stavolta non perdona Barbieri, portando avanti i calabresi. La reazione della Cireale non c'è e il Roccella prova a chiudere la partita. Prima Tassone dalla distanza, calcio al lato, poi
capitan Malerba, impegna ancora un attento Barbieri. I cambi di Infantino, Pannitteri e Tribulato non fruttano occasioni da gol ed è anzi il Roccella a cercare invano il 2-0. Primo KO del 2018 per la truppa acese in silenzio stampa per volere del presidente Drago, che sul profilo Facebook ufficiale del club scarica le colpe della crisi sulla squadra. Le prestazioni dei calciatori, dice, non c'entrano con la società. Adesso ci aspettiamo che la squadra torni a vincere e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, quello di una salvezza tranquilla, anche perché i playoff adesso distano 4 punti e domenica arriva al Tupparello la capolista troina. E diamo uno sguardo adesso alla giornata complessivamente della Serie D con i gol appunto di giornata, vediamo. Nella 20ª giornata di campionato la capolista troina frena ancora, secondo KO consecutivo, stavolta in casa con la Gelbison, e la Vibonese adesso punta decisa la vetta. I calabresi infatti hanno steso nel finale un buon Gela che resiste per 88 minuti, poi si arrende al gol di mano non visto dall'arbitro di Silvestro, che porta la Vibonese a 4 punti dal primo posto. Finisce a reti inviolate invece lo scontro playoff tra i Gia Virtus e Nocerina, con i siciliani che schiumano rabbia per il gol annullato a Dall'Oglio al 22esimo della ripresa in fuorigioco, secondo la terna arbitrale. Approfitta del pari e del KO della Ciriale però l'Ercolanese, che batte di misura il Portici e lo fa nel finale di gara al minuto 87 grazie al gol di Coppola, che di testa regala 3 punti pesantissimi ai campani granata, adesso quarti in classifica insieme alla Nocerina. Continua la risalita in classifica di un Messina rigenerato dalla cura modica e adesso abbondantemente fuori dalla zona playout. Ieri secco 3-0 alla Cittanovese, mattatore del match l'attaccante Yeboah, che apre le danze al 28esimo scartando un cioccolatino di Rosa Fio. Ad inizio ripresa poi è ancora la punta ganese a raddoppiare con un gol in fotocopia, stavolta su assist di Ragosta, che al 12esimo chiude definitivamente il match battendo ancora Foti e regalando il quinto risultato utile di fila ai peloritani. Ancora un KO poi, il 7° di fila per il Paceco, sempre più ultimo e adesso anche in solitaria. Siciliani sconfitti a Palmi da una Palmese avanti alla mezz'ora con il difensore Galullo, che da attaccante navigato stoppa in area e trafigge Pizzolato. Il Paceco poi ha anche la forza di pareggiare ad inizio ripresa con Colace, complice l'incertezza del portiere, ma il pari dura poco perché al 54esimo è Gagliardi a segnare il gol partita di testa. Siciliani ultimi in solitaria, come detto, perché l'isola Capo Rizzuto strappa un pari ad Eboli. Ospiti avanti al 20esimo con Magliano, che di testa porta avanti i suoi, poi raggiunti a metà ripresa dal gol di Stoia. In classifica troina sempre primo, ma con un vantaggio sulle inseguitrici sempre più ridotto. Balzo in avanti, ma sempre dentro i playout per il Roccella e per la Palmese. Si allontana dalla zona rossa degli spareggi salvezza la Gelbison. Attenzione alla San Cataldese, che sbanca Palazzolo e punta dritta ai playoff. Uno sguardo agli altri campionati: in eccellenza è ormai certificata la fuga in testa alla classifica del Città di Messina, che batte 2-1 la San Pio e stacca le inseguitrici di 6 punti. Vola il Giarre, che sbanca Paternò con un gol di Carbonaro e si porta un punto dal secondo posto. Sugli scudi anche il Real Aci, che ottiene la sua prima vittoria esterna della stagione, espugnando Avola grazie ai gol di Bisicchia e Daniele Costa. 3 punti per i realini che permettono loro di tornare in corsa per i play-out. In promozione la Ionica capolista fa suo il match contro il Via Grande e resta in testa con 4 punti di vantaggio. Il Giardini invece in rimonta e nel finale sbanca Trecastagni e vola in zona playoff. Esplode l'Aci Sant'Antonio in casa del Gescal e playoff adesso distanti 2 soli punti. In prima categoria al Taormina basta un gol per battere il Piedimonte e restare in vetta con 4 punti di vantaggio sull'Aci San Filippo, che intanto schianta 5-0 il Randazzo con un poker di Spadaro. Il Pisano batte il Sant'Alessio ultimo e si allontana
dai play-out dai quali si tira fuori anche l'AC Buonaccorsi grazie al pari acciuffato nel finale in casa del Pompei. Cade invece tra le mura amiche la Russo Calcio e così resta pericolosamente vicina agli spareggi salvezza. In seconda categoria infine sono adesso 9 i punti di vantaggio sul secondo posto della capolista Villaggio Sant'Agata che batte 2-1 il Troina e sprutta il sorprendente capo interno del Calcio Giarre, adesso tallonato dal Catania e dal Pedara. Il Calcio Lavinaio ottiene un punto con il Branciforti, come il Nicolosi con il Branciforti e si porta a 3 punti dai playoff, come il Nicolosi che surclassa il Troina. Solo 0-0 per lo Zafferana con il Castel di Judica, ultimo 3-3 del riposto a Mascalucia. E adesso uno sguardo anche alle altre discipline sportive, vediamo. È un sogno, non svegliatevi. La copertina sportiva del weekend accese è tutta per il basket acireale delle meraviglie. Con la vittoria di ieri sul Pozzallo, infatti, i Granata si ritrovano in testa alla classifica del girone sud di Serie D insieme a Trisenter, Messina e Genoa. Una possibilità non prevista a inizio stagione, ma quanto mai felice. 71-67 ieri contro i Ragusani, al termine di una partita ostica che ha visto sotto cerame e compagni per 3 tempi sui 4 complessivi. Le percentuali dei ragazzi di Gumina, infatti, nei primi 2 parziali non sono delle migliori e gli ospiti colpiscono con Colosi, Rizzo e Di Stefano. Ma Brudis e compagni non hanno mai mollato, restando sempre in partita e concentrati. Acciuffata il 48 pari al termine del terzo tempo, gli accesi hanno messo la freccia del sorpasso nell'ultimo gioco grazie alla tripla vincente di Panebianco che ha portato il punteggio sul 63-57, sbloccando di fatto i suoi. Un vantaggio di 6 punti difeso con le unghie e con i denti fino al fischio finale. Concluso poi con un più 4 che regala 2 punti d'oro al basket acireale, adesso in testa alla classifica complice il turno di riposo osservato dal Tricenter di Messina. Prossimo turno adesso sabato in casa dell'AC Buonaccorsi, penultimo in classifica. Sognare ancora, insomma, si può. Weekend amaro invece per il calcio a 5 per il volley maschile. Nella pallavolo infatti l'Aquilia Acireale ha incassato ieri l'11ª sconfitta su 12 partite disputate. Una stagione da horror per gli acesi battuti 3-1 a Giaratana e sempre penultimi in classifica, ormai a 13 punti dalla salvezza diretta. Inutile l'illusoria vittoria del primo set 16-25 perché l'Aquilia poi ha ceduto i restanti 3 giochi 25-23, 25-18 e 25-19. Adesso un turno di riposo in campionato e poi di nuovo in campo domenica 4 febbraio in casa del Floridia. Nel futsal di Serie C1 invece la Garitta Acireale ha ceduto in casa al Mascalucia 3-1, perdendo il quarto posto in favore dello Sporting Catania e scivolando al quinto e con soli 3 punti di vantaggio sul sesto. Playoff per il momento dunque ancora salvi, ma il secondo KO consecutivo è un campanello d'allarme per i Granata di coach Patanè, attesi sabato prossimo in casa del Leontinoi, vice capolista. Gioca stasera in posticipo alle 20:30 infine la Stella Rossa Santa Tecla che ospita i Calatini. Vincendo gli acesi aggancerebbero ufficialmente il treno playoff. E adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo coperto con nubi sparse e possibilità di piogge deboli in serata. Temperature in leggero calo comprese tra 8 e 17 gradi, venti deboli, mare calmo. Grazie per essere stati con noi, TG Reporter torna domani alle 13:40, arrivederci.